Bruno Editore presenta La vendita diretta. Come sviluppare un sistema efficace di vendita diretta per massimizzare il fatturato. Di Massimiliano Fugaro. Introduzione. Il sistema di vendita si basa su un concetto fondamentale. Organizzazione uguale successo. L'obiettivo è quello di raggiungere, in qualità di venditore, uno sviluppo concreto nell'efficacia, ma soprattutto nell'efficienza personale, nel minor tempo possibile. Il sistema di vendita è concepito per valorizzare ogni lettore come individuo. L'obiettivo è, infatti, quello di sviluppare in maniera concreta e visibile l'efficacia, ma soprattutto l'efficienza personale di vendita, attraverso la consapevolezza di sé e l'utilizzo, nella pratica, dei fattori base che governano il comportamento umano. In questo sistema di approccio al cliente, l'uomo sta esclusivamente al centro. Fa progressi con se stesso in relazione con altre persone, problemi e sfide del mercato. Esso è inoltre molto partecipativo. Raccoglie credito e risultati perché in gran parte si realizza nella pratica quotidiana del lavoro. Per essere un buon venditore devi riuscire a ottenere grandi risultati nelle vendite. Questo è quello che comunemente viene insegnato alle persone che lavorano in questo settore. Probabilmente era così in passato, quando il mercato non era ancora saturo e non tutti avevano accesso a quelli che oggi sono beni di consumo ordinari. Con gli anni il mercato si è fatto sempre più competitivo, i beni e i servizi sono migliorati, si sono diversificati e sono diventati accessibili alla maggior parte della popolazione proprio grazie all'aumento del reddito medio. Infine, non dobbiamo dimenticare che le persone hanno un livello di istruzione molto alto rispetto al passato, quando per vendere si poteva sfruttare la mancanza di conoscenza delle persone considerate più ingenue. Oggi la situazione è completamente diversa e pertanto l'obiettivo non è più vendere il maggior numero di prodotti, ma cercare di creare una rete di passaparola positivi all'interno della propria cerchia di clienti, in modo che si allarghi costantemente. Il passaparola non è altro che la trasmissione spontanea da persona a persona di informazioni positive su un determinato venditore e di conseguenza sul servizio o prodotto che rappresenta. Analizziamo più a fondo il concetto. Il passaparola non è più riferito al prodotto, ma al venditore che attraverso tecniche, atteggiamenti e attitudini specifici è riuscito a conquistarsi la fiducia, parola chiave per ogni venditore di successo, del cliente, anche se non è riuscito a vendere il suo prodotto durante il primo incontro. L'obiettivo del venditore, quindi, è quello di creare un passaparola positivo che gli permetta di allargare la sua cerchia di clienti non attraverso le qualità del prodotto, ma attraverso quelle umane che, come ben sappiamo, fanno la differenza in qualsiasi mercato. Se si pensa come clienti e non come venditori, ci si rende conto che non è una cosa poi così scontata. Usando l'empatia ci rendiamo conto che, se fossimo dalla parte del compratore, probabilmente ci faremmo conquistare soprattutto da chi vende un determinato prodotto o servizio, prima che da ciò che sta vendendo. In definitiva, si può dire che ormai, in un mercato in cui molte aziende offrono prodotti di livello simile, la vera differenza la fa il venditore che adotta un approccio al cliente misurato e che in seguito è capace di offrire servizi aggiuntivi come il continuo contatto con il cliente al fine di non farlo sentire abbandonato dall'azienda, ma seguito e supportato nelle difficoltà quotidiane. È la persona a stabilire le basi di un rapporto di fiducia e per rapporto di fiducia si intende non solo che il cliente si serve abitualmente da noi, ma anche che in noi fa completo affidamento. Come ci si riesce? Soltanto attraverso la conoscenza reciproca.